se, abbiamo 71 minuti. Mettili lì, che c'ho solo in faccia, mi dà fastidio. Mettili qua, ecco, proprio qua, proprio qua. Ecco, dai, dimmi qua. Aspetta, ci stiamo, vai. Dopo lunga e faticosa e penosa e durissima lotta e malattia, come si dice, finalmente ci siamo riusciti. È stato partorito un libro molto importante e ti preghiamo vivamente di fare vedere questa moneta e in modo che possa essere letta. Ecco, questa è la copertina di questo libro, Arma letale, ovvero cambiare sociale. Eccolo qua. Vieni al dunque. Beh, intanto in apertura del discorso bisogna ricordare che questo libro è in vendita online a richiesta, cioè chi vuole ce lo richiede e glielo consegniamo. Lo vendiamo al prezzo di costo praticamente, perché a questa maniera... Al pubblico va a 20 euro, agli amici che ce lo chiederanno in formato cartaceo, così da leggerselo quando più gli aggrada, dove più gli aggrada, senza il lettore, ma semplicemente con gli occhi, che hanno già la funzione da lettore, gli occhi, e questo libro glielo diamo a 15 euro. Verrà quindi spedito via postale, raccomandata postale, e tutti i dati dell'IBAN a cui fare il versamento vi verranno inseriti nel video in apertura, in questo video in apertura e in chiusura, esattamente, in modo da farvi avere tutti i dati e tutte le coordinate dove inviare il versamento. Poi, per entrare nel merito, vale solo la pena di ricordare che in questo lavoro ci sono la bellezza di 200 foto di monete. Di banconote e anche qualche moneta. Sì, ma soprattutto sono le banconote. Banconote. Perché sì. Qual è lo scopo precipuo di questo libro? Lo scopo di questo libro è di far capire la vera essenza della banconota e della moneta e la vera essenza del, diciamo, ambiente in cui viene gestita la moneta in tutta segretezza e in tutta truffa ai danni dei cittadini, dello Stato in primis e dei cittadini. I quali cittadini che sono tenuti volutamente all'oscuro di tutto, anche e soprattutto da parte dei responsabili dello Stato e dei politici che invece li dovrebbero difendere, questi cittadini non sanno nemmeno per quale ragione è stata originata la moneta e quali interessi reali si nascondono dietro questo gioco di stampaggio monetario. Qui c'è la spiegazione di tutto, per cui tutti i nostri amici che si interrogano su questi problemi, che sono i problemi più importanti di oggi. Tutto è mercificato e tutto è calcolato e misurato in base a una cosa che non si conosce, un'unità di misura che è la banconota moneta e che nessuno sa esattamente come funziona e perché funziona in quel determinato modo e non in altri. Allora, e chi sia il vero gestore del potere produttivo mondiale, esatto. Non solo internazionale. Amici qui troveranno la risposta o le risposte a tutti i loro dubbi. E qui, ecco, alla fine invito tutti a leggere in piccolo cosa c'è scritto nelle varie banconote. In piccolo, sempre molto in piccolo, c'è scritto, ad esempio, qui c'è scritto in piccolo: "This note is legal tender for all debts public and private", che poi traduciamo in altro modo, ma già è una banconota abbastanza recente. In quelle più antiche, come vedete qui nell'euro, non c'è scritto un tubo, ma proprio niente di niente. No, non solo, facciamo anche vedere questa cosa importante. Qui c'è una firmetta che non si sa nemmeno di chi sia,
Cioè qui uno scarabocchio che quando uno dice ma tu mai detto che questo vale 500 euro, gli vuoi dare l'equivalente in qualcosa? Dice no, dice ma allora quella firma lì ha, dice non lo sappiamo chi l'ha messa la firma. Fai vedere, viceversa, fai vedere qui c'è scritto pagabili a vista, sì, al portatore. Ma chi l'ha firmato lì? Ma qua l'ha firmato il governatore, allora, e il cassiere. Allora avete capito cari amici? Questa è una moneta vera, una banconota autentica, perché comunque è sistematicamente trasformabile in oro. Pagabili a vista al portatore. No, aspetta, fai vedere chi sono quelli che hanno firmato questa cambiale. Sì, infatti è un titolo al portatore che è una cambiale. Questa, quando noi diciamo cambiale sociale, parliamo di questo. Esatto. Cioè noi parliamo di banconote autoemesse, che può essere oggi apparire una follia, ma in realtà non è una follia, perché questo in cui viviamo è un mondo ancora più folle, in cui noi lasciamo carta libera, carta bianca a chi emette cambiali a vuoto. Oggi parliamo della Deutsche Bank, che ha 75 mila miliardi di euro di titoli tossici in tasca, emessi pagando con banconote come fai queste qua. Fai vedere di nuovo e fai vedere qui chi sono quelli due che hanno firmato. Allora, qui c'è il cassiere e il governatore della Avete Banca capito, d'Italia. Cari signori, cari amici. Aspetta. C'è il cassiere e il governatore che garantiscono personalmente. Poi andiamo un po' più avanti, che c'è il signore qua, per cui c'è morto, che ecco ha emesso queste banconote, ed era... Qui parliamo di Aldo Moro. Aldo Moro, il quale è Aldo Moro, qui come vedete, qua non c'è scritto più pagabili a vista al portatore, perché? Perché non è una cambiale, questa è valore. È valore. Questa è valore, è carta, Stato. Valore, è un pezzo dello Stato. Esatto. Qua dentro c'è un pezzo dello Stato. È una copertura sempre valida. Quindi qui non bisogna cambiare la cambiale col pagamento in oro, no? Come si faceva una volta. Qui bisogna... Lo Stato dà la sua garanzia diretta. Esatto, qui c'è diciamo uno spicchio, un pezzettino di Stato dentro questa banconota. Esattamente. Ma andiamo avanti, volevo far vedere qualche altra cosa. La stessa cosa vale per qualunque altro tipo di banconota, vedete qui? Qua c'è scritto I promise to pay the bearer on demand the sum of 20. Sì. Cioè quindi la signora Elisabetta dice io prometto di pagare al portatore a sua richiesta la cifra di eccetera, ma questo vale per qualunque altra banconota. Sì. Questo ad esempio vale per gli arabi e vale anche per i canadesi che dicono, oppure gli americani che dicono payable, per esempio anche in Belgio, certo. Payable a view, a vista oppure pagabile a vista anche qui. Hai capito cosa significa pagabile a vista? Cerchiamo di farlo capire. Io lo so, pagabile a vista significa che tu vieni, mi dai sto foglio e io sono costretto a darti l'equivalente in oro. No, in oro. A vista non c'è bisogno che fai una da discutere, pratica, da discutere. Non c'è bisogno che mandi l'avvocato, non c'è bisogno che vai dal notaio. A vista. Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che perché abbiamo messo tutte queste banconote? Perché intanto è bello vedere tutti questi bei lavori di grafica, eccetera. Ma soprattutto perché anche la signora Elisabetta, vedete qua che dice di nuovo, I promise to pay the bearer on demand the sum of 10 shilling. E così poi ogni volta. Questa è la Bank of England, che è la banca, la famosa banca. Verso l'ultimo scorcio del 600 iniziò questa operazione, esatto, di truffa che conosciamo, esatto, molto bene. Esatto. Ma che cosa allora, se voi fate l'analisi fra dove c'è scritto pagabile al portatore in qualunque lingua sia scritto, al fatto che poi ci ritroviamo con l'euro. Dove sta l'euro non lo trovo più. Vabbè, non è il caso, tanto no, basta che i nostri amici se lo vedono. Ecco, andate a vedere l'euro,
E nell'euro vedete che è una moneta falsa in quanto non c'è più scritto nulla. Non c'è nessuna garanzia. Non c'è più scritto nulla, niente di niente. Mentre la cosa importante da vedere, appunto, è vedere il passaggio che c'è stato nel corso degli anni fra dove c'era scritto e dove non c'è più scritto. Quindi, e questo quando è successo? È successo, ve lo aggiungo e anticipo io, fra il 1970 e poi fino al 1990. In Italia, incredibilmente, in questo caso siamo stati, diciamo, consoni alla nostra tradizione, in questo caso però vantaggiosamente, perché fino all'inizio del 2002, di quando quella banda di assassini e delinquenti, certo, si è prestata alle operazioni dei loro padroni transoceanici, Le cose andavano anche bene. Certo, infatti fino al primo gennaio del, fino al primo febbraio del 2002, praticamente quando circolavano ancora le vecchie lire, sulle vecchie lire c'era ancora scritto anche sulle ultime pagabili a vista del portatore. Quindi siamo stati l'ultimo dei paesi industrializzati, degli otto paesi grandi industrializzati, che ha dismesso la dicitura pagabili a vista sulle banconote, e quindi in realtà questo era possibile farlo fino al primo febbraio del 2002. Allora, voglio spiegare una cosa perché è importante, anche questo pochi lo sanno: chi ha ancora delle vecchie monetine in lire si reca a uno degli uffici periferici della Banca d'Italia, c'è una filiale della Banca d'Italia in tutte le province italiane. Va lì, portati i soldi, quelli ti ricambiano immediatamente in euro, in monetine euro. Cosa significa? Che quella è moneta vera, quelle lire sono monete vere. Se voi invece andate oggi a presentare una banconota in euro con una firmetta del cacchio scritta da un imbecille qualsiasi, ecco qua, non c'è scritto nulla, non è pagabile. No, ma tu vai lì, dici, mi date l'equivalente, guarda proprio un cazzo. Guardate una cosa, BCE, ECB, EZB, EKT, EKP, Banca Centrale Europea, 2001, non è uno Stato. No, guardate qua, il codice, BCE, ECB, EZB, EKT, EPK, è lo stesso codice, questi sono 500 euro e questi sono 200 euro, lo stesso identico codice. Non si sa nemmeno quanti ne stampano, chi li controlla. Noi abbiamo chiesto l'accesso da anni per poter verificare la legalità dell'emissione monetaria, e non ci è mai stato né a noi né a nessun altro permesso di poter verificare una cosa del genere. Esattamente. Quindi questo la dice lunga sulla il sistema criminale e questo è quanto dovevamo dire. Qui abbiamo, vedete cari amici, noi stiamo facendo questa trasmissione volutamente di fronte a una documentazione storica. Qui noi abbiamo un mulino, il quale, dillo un po' tu Orazio. Sì. Allora, intanto questo è il mulino dove hanno girato una marea di film, certo, anche il Pinocchio. Il famoso Pinocchio, sì. Brigida, esattamente, della parte di Fardina, che dice che a Pinocchio non è che gli si allungasse il naso quando vedeva la platina, capito? Gli si allungava qualcos'altro. Sì. Ora noi abbiamo anche detto a nostro conforto che c'è una tipologia di Pinocchio costituito da tale Renzie, copia di Fonzie. Per cui, mentre il mito di Pinocchio rappresenta un qualcuno, guarda che strani simbolismi, qui ci hanno fatto anche spesso messe nere, vedi? Messe nere. Quello è un crocifisso barocco, sì, esattamente, diciamo, messe nere, riti satanici, eccolo qua, guarda, riti satanici, eccoli, qui vengono e si divertono Horus, i nostri amici. Horus, l'occhio di Horus. Allora, è come dicevo, che mentre Pinocchio, in una storia di carattere evolutivo, da burattino di legno diventa uomo, quindi si evolve, nel caso di Renzi abbiamo il contrario, abbiamo uno in carne e ossa che diventa un burattino.
Beh, adesso ha detto che se a maggio non pagava gli 80 euro si ritirava. Allora, no, io volevo dire due parole facciamo vedere la cosa. Due parole su questo immobile. Sì, sì. Allora, questo mulino fammelo vedere, ecco. È un immobile che esiste qui da almeno 2800 anni, non ovviamente edificato, certo, con questa, diciamo, forma attuale, ma qui c'è sempre stato, a partire da circa l'800-900 avanti Cristo, un mulino ad acqua che funzionava. Esatto, facciamolo vedere. Col fiume Cremera, attualmente, esatto, si chiama Fosso della Valchetta. Esattamente, eccolo qua. Qui c'è anche un bar. Se, cari ragazzi, siete romantici, volete portarvi la vostra partner, venite qui. È un posto bellissimo. Venite qui, e in questo bar, ristorante, eccolo qui, e col rumore delle cascatelle nel cuore del parco di Veio, è vero, potete amarvi teneramente dimenticando i debiti, capito? Ecco, come diceva, il debito privato e il debito pubblico, come diceva, perché a Berlusconi lo chiamano il cavaliere? Perché c'era una famosa macchietta interpretata da un grande attore comico, era Tino Scotti. Se registrato. Sì, è importante. E allora diceva: vi scade la cambiale, vi si rompe l'orinale, a voi che ve ne cale, arriva il cavaliere, che pensi mi ci penso io. Questa è la ragione per cui Berlusconi lo chiamano il cavaliere. Che pensi mi? La gente pensa che lo chiamano il cavaliere per onore, perché, no, perché il cavaliere del lavoro, no? Ah, lui era il cavaliere, invece no, lo chiamano il cavaliere che pensi mi ci penso io. Va bene,